Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata parliamo di uno dei tornei continentali più interessanti, la Coppa d'Africa, giunta alla sua 34esima edizione che si è svolta in Costa d'Avorio dal 13 gennaio allo scorso 11 febbraio. 24 squadre a giocarsi il titolo di campione continentale, divise in 6 gruppi da 4 squadre. Andiamo a vedere la composizione di questi giorni e come si sono conclusi. Cominciando dal gruppo A, dove la grande sorpresa è stata la Guinea Equatoriale, che chiude al primo posto un girone davanti a Niger e Costa d'Avorio con 7 punti. I favoritissimi nigeriani invece chiudono con 7 punti anch'essi, ma classificati al secondo posto. La Costa d'Avorio, padrona di casa, invece chiude con solamente 3 punti e solamente grazie a una combinazione di risultati passa il turno fra le migliori terze. Chiude il girone la Guinea Bissau con 0 punti. Andiamo al gruppo B, che vede chiudere al primo posto qui un'altra sorpresa. Capoverde, 7 punti davanti all'Egitto, una delle grandi favorite della competizione che chiude con 3 punti, eliminati Ghana e Mozambico che non passano il turno con solo 2 punti conquistati. Il gruppo C vedeva impegnati i campioni in carica del Senegal che chiudono al primo posto senza problemi con 9 punti davanti al Camerun che conquista 4 punti e la Guinea che sta 4 punti passa fra le migliori terze. Chiude il girone il Gambia con 0 punti. Nel gruppo D è l'Angola a vincere il raggruppamento con 7 punti davanti alla Burkina Faso che chiude con 4 punti. Al terzo posto la Mauritania, una delle sorprese che guadagna l'accesso agli ottavi di finale fra le migliori terze, guadagnandosi 3 punti. Chiude all'ultimo posto una delle grandi delusioni, l'Algeria, con solo 2 punti. Andiamo al gruppo E, che ha visto vincere il Mali con 5 punti davanti al Sudafrica con 4 punti. Passa anche la Namibia fra le migliori terze con 4 punti, chiude all'ultimo posto un'altra delle grandi delusioni, la Tunisia, che guadagna solamente 2 punti. L'ultimo raggruppamento vedeva una delle rivelazioni dell'ultimo mondiale, il Marocco, un'altra delle favorite alla vittoria finale, vincere il girone con 7 punti davanti alla Repubblica Democratica del Congo che conquista 3 punti, eliminate invece Zambia e Tanzania che chiudono con solo 2 punti. Passiamo quindi a guardare il quadro degli ottavi di finale, dove la prima sfida è stata quella tra l'Angola e la Namibia, 3-0 il risultato finale in favore degli angolani, mentre il big match in assoluto degli ottavi di finale, quello fra la Nigeria di Osimhen e il Camerun di Anguissa, quindi un derby fra giocatori del Napoli, ha visto vincere la squadra nigeriana per 2-0. Nel terzo confronto, tra una specie di derby fra la Guinea Equatoriale e la Guinea, ha visto prevalere questi ultimi per 1-0. L'Egitto invece incredibilmente sconfitto dalla Repubblica Democratica del Congo dopo l'1-1 dei supplementari, si aggiudicano il match i congolesi per 8-7 calci di rigore, mentre Capoverde continua la sua marcia battendo anche la Mauritania per 1-0. Il Senegal, una delle favorite, campione in carica, invece perde clamorosamente contro la Costa d'Avorio che, dopo essersi salvata nel primo turno, invece guadagna l'accesso ai quarti di finale vincendo per 4-5 calci di rigore dopo l'1-1 dei supplementari. Il Mali vince un po' a fatica con la Burkina Faso per 2-1, mentre un'altra delle grandi favorite esce di scena agli ottavi, il Marocco sconfitto dal Sudafrica per 2-0. Andiamo a vedere quindi i quarti di finale, dove avanza ancora la Nigeria di Victor Osimhen 1-0 contro l'Angola. Continua anche la corsa della Repubblica Democratica del Congo che vince per 3-1 contro la Guinea, la Costa d'Avorio. Passa ancora il turno con grande sofferenza per 2-1 contro il Mali dopo i supplementari, mentre la sfida fra Capoverde e Sudafrica termina 0-0, solamente 2-1 dopo i calci di rigore, dopo che il portiere sudafricano Williams ha parato addirittura 4 tiri dal dischetto contro i capoverdiani. Andiamo a vedere quindi le semifinali. La prima sfida vedeva di fronte Nigeria e Sudafrica 1-1 dopo i supplementari, con le reti di Frostekong per la Nigeria e di Mokoena su calcio di rigore per i sudafricani. I nigeriani poi vincono ai calci di rigore per 4-2, guadagnandosi l'accesso alla finale, come prevedibile, essendo praticamente la super favorita del torneo. Nell'altra semifinale la Costa d'Avorio ha la meglio sulla Repubblica Democratica del Congo per 1-0 con la rete di Aller, quindi i padroni di casa guadagnano l'accesso alla finale contro i nigeriani, finale
per il terzo e quarto posto, che quindi vedeva di fronte Sudafrica e Repubblica Democratica del Congo, 0-0 nel match chiuso, poi 6-5 calci di rigore per i sudafricani che quindi si aggiudicano la medaglia di bronzo del torneo. La finale per il primo posto giocata allo stadio olimpico Alassane Ouattara di Abidjan ha visto di fronte quindi la squadra padrona di casa, la Costa d'Avorio, opposta ai grandi favoriti della Nigeria. Il risultato ha visto prevalere la Costa d'Avorio per 2-1, vantaggio nigeriano con Trostekong, ribalto nel risultato Kessi e Haller per la Costa d'Avorio, che quindi si aggiudica il suo terzo titolo continentale. Una grande sorpresa vista anche le premesse della squadra ivoriana, che aveva addirittura esonerato l'allenatore dopo la prima fase, che ha visto gli ivoriani a un passo dall'eliminazione, poi incredibilmente aggiudicarsi la competizione. Quindi Costa d'Avorio campione d'Africa, che difenderà il titolo fra un anno e mezzo circa in Marocco nel 2025 per la prossima edizione della Coppa d'Africa. Bene, si chiude qui questa puntata. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!